Una grande manifestazione con al centro la fede. Più di 3.000 giovani provenienti dalle 193 parrocchie dell'arcidiocesi di Agrigento, accompagnati da catechisti, parroci e familiari, hanno affollato le tribune e il parquet del Palamoncada di Porto Empedocle per l'annuale ormai tradizionale appuntamento con la consegna del credo. Protagonisti sono i ragazzi che frequentano la terza media e che si apprestano a ricevere il sacramento della cresima. A loro Monsignor Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, ha spiegato il significato del sacramento e l'importanza del credo, simbolo della religione cristiana. Il credo, ha sottolineato Don Franco, più che una preghiera è una professione di fede. Significa dichiarare davanti a tutti quali sono i pilastri della nostra vita. Chi dice io credo, ha spiegato, dice io aderisco a ciò che noi crediamo. Ricevere il credo per i cristiani simboleggia il momento in cui si diventa missionari verso chi è lontano da Dio, dalla Chiesa e dal Catechismo. Con la consegna del credo, la Chiesa agrigentina dona ai giovani che si avvicinano al sacramento uno strumento che permette loro di essere veri cristiani, per procedere nel cammino verso la maturità umana e cristiana, nella comunità dell'impegno e dell'appartenenza. Un momento di passaggio non solo per i ragazzi, ma anche per le figure educative, vale a dire per i catechisti. Nel corso dell'incontro i ragazzi sono stati coinvolti con momenti di musica, ma anche di testimonianze di alcuni giovani che hanno raccontato la loro esperienza spirituale. La manifestazione si è conclusa con una processione animata sempre da giovani e con la celebrazione della Santa Messa da parte dell'arcivescovo Francesco Montenegro.